Quest'anno lavoriamo su polenta e sangue, un spaghetti pulp, mi piace definirlo, perché è tratto da una sceneggiatura mai girata di Pasolini, che è La Nebbiosa. Era la notte dell'anno 1959. Vieni, piccola, che ti distruggo. Allacciamoci nel tango, bella pupa fior del fango, questo tango galeotto all'amore ci legherà. Un boccale di tequila fa bruciare la mia gola, ma le labbra que procaci fan bruciare ancora di più. Criminale tango, peccaminoso, brivido arcano che mi incatena. Ed è un viaggio indietro nel tempo fino al 1959, la notte di Capodanno. Una Milano di periferia, di Teddy Boys, una Milano anche violenta, che sta cambiando con i nuovi grattacieli, ma i vecchi trani, i vecchi nightclub e quella che veniva dipinta come una gioventù bruciata, come anche l'omonimo film con James Dean. Vale la pena di morire con la bocca sulla bocca, mentre suonano i violini, mi distruggi e mi assassini. E mi porti via con te, criminale tango, peccaminoso, brivido arcano, criminale tango. Criminalizzando, peccaminoso. E quella è la Milano dove è cresciuto il mio papà. E quindi è per quello anche che ho deciso di lavorare su questo per fargli un regalo. E il tema è molto legato anche in questa zona, al quartiere, un quartiere periferico dove è Zam. Non sempre facile. Brivido arcano, criminale tango. L'idea di viaggiare indietro nel tempo, fino a 60 anni fa, fino a quella notte, e rivedere come ci siano differenze, ma anche molte analogie, come molte cose ancora non siano cambiate, penso che sia stato un viaggio e un laboratorio utile, intellettualmente, per capire e comprendere il territorio che ci sta vicino e che abitiamo, e anche emotivamente per sentirci vicini magari a quelle parti della città che spesso ci dimentichiamo.